Punizione, così imparate. GF VIP, autori senza pietà, provvedimento disciplinare per i concorrenti. Il GF VIP si fa sentire. Non è la prima volta che i concorrenti vengano puniti. Qualche settimana fa gli inquilini della casa di Cinecittà sono stati puniti a causa della scarsa cura nella pulizia della casa. Erano state sia Manila Nazzaro che Katia Ricciarelli a lamentare la disattenzione da parte di numerosi vipponi tra chi salterebbe i turni e chi invece non si farebbe problemi a lasciare i mozziconi di sigaretta dappertutto. Lo avevano fatto in diretta durante una puntata. E il giorno successivo è arrivata la punizione da parte del GF VIP. Furono Manila Nazzaro e Soleil Sorge a leggere il comunicato in cui era contenuta la punizione del taglio del budget per la spesa a causa della loro scarsa cura nei confronti della casa. VIP, il budget per la vostra spesa settimanale sarebbe stato di 380 euro. Peccato che per via della gestione dell'ordine e della pulizia della casa. Nonostante i richiami costanti del Grande Fratello, il totale a vostra disposizione da 380 passa a 266 euro. Buona spesa Zozzoni. E nelle ultime ore è arrivata un'altra punizione. Nonostante siano da 4 mesi in casa, i concorrenti pare non abbiano capito alcune regole fondamentali alle quali attenersi. E di conseguenza gli autori sono spesso costretti a richiamare coloro che non indossano correttamente i microfoni o non svolgono a dovere le pulizie dell'appartamento. A seguito dei ripetuti rimproveri, il GF VIP 6 ha deciso di intervenire e così Manila Nazzaro e Baru Gaetani hanno letto al resto del gruppo il comunicato giunto da parte degli autori. La produzione ha così deciso che i vipponi, avendo infranto il regolamento del reality, per questa settimana avranno un budget ridotto per la spesa. Vipponi, il Grande Fratello ha deciso di decurtare dal budget della vostra spesa ben il 30% a causa dei troppi e continui richiami effettuati per il non rispetto delle regole. Tra le quali il non utilizzo del microfono, scorretto utilizzo degli occhiali da sole in casa, sigarette in terra e pulizia della casa. Questa settimana avrete a disposizione 224 euro, ossia più o meno 14 euro a testa. Insomma, per i vipponi non sarà semplice provvedere alla spesa avendo un budget ridotto. A tal proposito è intervenuta Miriana Trevisan che pensa che, almeno per questa volta, potevano evitare di dividersi nuovamente in gruppi per la cucina ma di unire i soldi a disposizione per condividere tutti insieme la spesa a disposizione. Ne parla con Jessica Selassie, pensando però che sarebbe stata accantonata subito. La principessa spiega che, anche se non mangia determinati prodotti o alimenti, li ha sempre considerati nella lista pensando non solo a se stessa ma all'intero gruppo che probabilmente li avrebbe apprezzati.